notte di Natale dell'anno scorso, Gloria in Excelsis Deo, canta la scuola, inizia la messa, arriva il Papa e zac, tutti pronti col cellulare in mano a scattare foto, a strappare un video. Anche le suore, bontà loro, non resistono al fascino di un bel click. Vabbè, direte, in fondo qui era soltanto l'inizio della messa e poi anche il Papa si presta di buon grado a chi gli chiede un selfie, mai però durante una liturgia. Perché a un certo punto il sacerdote che presiede la celebrazione dice in alto i nostri cuori, non dice in alto i nostri telefonini per prendere la fotografia, no, è cosa brutta, Proviamo a vedere se va meglio in un'altra celebrazione. Questa è l'ultima veglia di Pasqua, la madre di tutte le veglie, la più solenne, quella in cui la luce squarcia le tenebre, sì, ma quale luce? Anche qui lo vedete, quella dei telefonini, ancor prima dell'esortazione Lumen Christi. Pochi giorni fa ha fatto il giro della rete il video di questi turisti giapponesi che nemmeno durante il giro in gondola a Venezia staccano gli occhi dal cellulare. Per abitudine o per moda, insomma, una dipendenza dalla quale non sembrano immuni nemmeno i fedeli, perfino i più devoti. E io dico, a me dà tanta tristezza quando celebro qui in piazza o in basilica e vedo tanti telefonini alzati, non solo dei fedeli, anche di alcuni preti e anche vescovi. Ma per favore, la messa non è uno spettacolo, è andare all'incontro della passione e la resurrezione del Signore. Per questo il sacerdote dice in alto i nostri cuori. Cosa vuol dire questo? Ricordatevi, niente telefonini,